Bentornati sul canale Italia nel mio cuore. Oggi con le ultime notizie come Giorgio Manetti in questi giorni ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato di Gemma Galgani, suo vecchio amore a Wed. Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Il gabbiano ha rivelato di essere ancora single, è rimasto scottato dall'ultima relazione recentemente conclusa, non per questo ha paura di amare. Anzi ha voglia di trovare una donna capace di amarlo e di dargli tutto ciò che merita. Durante l'intervista il gabbiano ha parlato anche di Ida e Riccardo, cuore a cuore, dimostrando ancora una volta di non avere peli sulla lingua. Di loro ha detto che dopo averli conosciuti di presenza nel 2015 e aver visto gli ultimi avvenimenti nelle loro vite, ha capito che non c'è più alcuna possibilità e che devono arrendersi. Non sempre l'amore trionfa, questo è uno dei casi. Giorgio Manetti. Le dure dichiarazioni su Gemma. Ricordiamo che nel 2015 Giorgio Manetti scese per conoscere Gemma. Per lei fu un vero e proprio colpo di fulmine, per lui non proprio. La donna già ai tempi era veterana della trasmissione e veniva da una serie di storie fallimentari proprio come quella con Giorgio. Tra i due era lei a sognare con gli occhi aperti un futuro insieme a Giorgio ricco di amore, viaggi e passione. La loro conoscenza si interruppe drasticamente, per Gemma fu l'ennesima delusione, un fallimento drammatico. Ancora oggi fatica a dimenticare Giorgio e le emozioni che soltanto lui è stato in grado di farle provare. Giorgio Manetti. Giorgio di lei dice che è una donna che ama sognare con gli occhi aperti. Lo fa anche lui, ma bisogna essere bravi a mantenere i piedi per terra. Essere sognatori secondo il gabbiano va bene, ma ad un certo punto può tornare utile aprire gli occhi e rendersi conto di quella che è la realtà. Durante l'intervista la giornalista gli ha posto una domanda, ovvero cosa dovrebbe avere Gemma per essere la donna della sua vita. La risposta è stata lapidaria. Giorgio ha infatti dichiarato che probabilmente Gemma è soltanto alla ricerca della visibilità e nulla di più, perché lei per nessun uomo lascerebbe mai lo studio di Uomini e Donne. Questa è la sensazione che Giorgio ha avuto negli studi e che continua ad avere oggi nonostante siano passati molti anni dal suo addio a Mediaset. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.